Qual è il giudizio politico di questa mossa che le opposizioni insomma, eh, definiscono un atto di forza di Salvini? Ma più che un atto di forza io chiederei alle opposizioni com'è che tutte le volte che vogliamo dare la parola agli elettori loro dicono di no. E qui non è che eh, si sta a colpi di maggioranza facendo una nuova legge, semplicemente si dice questa legge, che ha prodotto il disastro prima del governo giallo verde e adesso del governo delle quattro sinistre, non va bene. Perché? Perché il PD ha il governo per la quarta volta senza aver vinto le elezioni. Dobbiamo dare all'Italia una legge elettorale che alla fine, vada come vada, c'è un vincitore che ha le possibilità i numeri di governare. Come succede? in comune, come succede nelle regioni, non capisco perché nello stato che è ben più importante per le politiche che deve portare avanti non si può fare. Allora, noi come Forza Italia abbiamo criticato il maggioritario puro, tant'è che abbiamo dato il nostro assenso parlando di di legge elettorale e di politica, non come la sinistra, che sono solo capace a criticare, non ho sentito qual è la proposta, noi abbiamo detto giusto il maggioritario, giusto un premio di maggioranza, teniamo una quota di proporzionale per salvaguardare tutti, anche i piccoli partiti e questo lo dico, quella quota di proporzionale salva anche i partiti a sinistra perché dà, come dice la Costituzione, la possibilità di, a tutti di esserci, ma chi vince le elezioni deve governare il Paese.